sono contento, è stata un'esplosione di emozioni, non mi sarei mai immaginato un rientro migliore. Non so, immaginavo neanche i genuani. Io mi sono emozionato dopo la famosa partita di Supercoppa, quando ti ho visto alzare la coppa. È stata la stessa cosa, vederti andare a buttare giù la gradinata d'oro, fare quello che hai fatto. Questo è una cosa che rimarrà nella storia di questo Genoa e nella storia di Storaro. Mi sono emozionato anch'io, ho visto tante persone nello spogliatoio emozionarsi, è stata veramente una grande gioia, vuol dire che qualcosa nelle persone avevo lasciato, che per fortuna ho ritrovato, e solo qui c'è questa grande passione, questo sentimento, che è la vera forza del Genoa. Le uevas di Storaro, le uevas del Grifone si sono viste contro questa Juve che aveva fatto vedere le uevas a tutto il mondo martedì scorso. È stata una partita quasi perfetta contro la squadra più forte sicuramente d'Italia e una delle più forti al mondo. Siamo stati fortunati probabilmente a non trovarli al top, hanno avuto un dispendio di energie importanti. E ne abbiamo approfittato, siamo stati bravi, il merito è solo nostro. Senti, tre foto, il gol questa vita l'hanno insegnato a Torino, quel tiro a giro lo fanno solamente nelle grandi società e tu l'hai fatto veramente alla grande, cioè questa qui è una scuola che viene dalle grandi società secondo me, perché dagli altri parti è difficile trovare. Quell'entrata che ha fatto su Emre Can, secondo me, che l'hai abbattuto e lui addirittura ti ha detto Ico di qua quando l'hai abbattuto, e come hai fatto il riscaldamento. Beh, io ero sicuro che tu facevi bingo. Allora, il gol è stato un momento particolare, una ripartenza, ci ho creduto, ci abbiamo creduto tutti, è andata bene. Su Emre Can, sì, un ex compagno, ma al momento, come Mattia ho detto prima, era un avversario, io dovevo semplicemente evitare una ripartenza e basta. Oggi non ci sono molte parole da dire, sono felice. C'è grande emozione, sono contento di aver fatto gol sotto la Nord. E io da bambino ero lì, poi ritrovarsi in campo e fare un gol del genere è un'emozione fantastica. Stefano, è la vita, tu hai perso 2 punti con il Genoa, affidata, ma ne hai 23 al ritorno. Sì, il destino a volte è incredibile, oggi è andata così. Contenti noi, loro tornano a casa senza punti, il calcio è questo. Non siamo salvi, andiamo a Udine e tutti vogliono rivedere il Grifone veramente a Gintrasfera. Mi darai una mano dentro lo spogliatoio? Ma quello sempre, io come dico sempre sono venuto qua per dare una mano dentro e fuori dal campo. È un lavoro lungo, ci sono tante cose da migliorare. C'è da lavorare tanto, però la strada è quella giusta, ora dobbiamo continuare con il piede sull'acceleratore, noi andiamo sempre in campo per cercare di fare la partita, per dare il massimo, ci sono anche gli avversari, però con un'atmosfera come oggi, con i nostri tifosi dalla nostra parte, con questo atteggiamento dove coinvolgiamo tutti, in futuro potremo toglierci delle soddisfazioni. Senti, hai fatto venire giù la Nord, ma quando sei uscito da nudo, abbracciato con Criscito, sono venuti giù anche i dischetti. Il vero Diana del Genoa. Come ho detto, qua è difficile trovare in giro per l'Italia una società che trasmette così tante emozioni, sensazioni, passione. Qui questo c'è ed fa la differenza.